Risolviamo ora questa espressione con le frazioni algebriche che è scritta alla lavagna. Provate ad eseguirla e poi io continuo il procedimento. Allora, questa all'interno della parentesi tonda è una somma di frazioni algebriche e quindi dobbiamo trovare, scomporre tutti i denominatori e trovare il denominatore comune, che è il minimo comune multiplo dei denominatori. Allora, guardiamo il primo denominatore, a alla terza più 8b alla terza è un binomio che rappresenta la somma di due cubi e quindi si può scomporre con la regola della scomposizione della somma di due cubi, quindi la somma delle basi a più 2b per a alla seconda meno 2ab più 4b alla seconda. Somma delle basi per il trinomio formato dal quadrato della prima base meno il prodotto delle due basi più il quadrato della seconda base. A questo punto ripetiamo il numeratore, 4ab alla seconda meno 10a alla seconda b più. Guardiamo il denominatore della seconda frazione. A questo punto vediamo che è proprio il trinomio che è un falso quadrato, bisogna stare attenti che questo non è il doppio prodotto, quindi non è assolutamente il quadrato di un binomio. Quindi rimane scomposto in questo modo, nel senso che è un termine che può essere considerato come un fattore primo. E quindi anche il numeratore lo lasciamo scritto così. Più a più 2b è già un binomio di primo grado, quindi rimane a più 2b. Diviso, ripetiamo a 4ab alla seconda e scomponiamo il denominatore, che in pratica è il raccoglimento a fattore comune. Raccogliamo a per a alla terza più 8b alla terza, che verrà scomposto come il primo denominatore. Uguale. Allora, a questo punto bisogna mettere le condizioni di esistenza delle frazioni. Al denominatore non ci può essere nessuna frazione che possa diventare 0. Quindi A diverso da, mettiamo qui le condizioni di esistenza, A diverso da meno 2B, il trinomio falso quadrato non si annulla mai, perché se si annullasse potrebbe essere scomponibile con il teorema di Ruffini. Questo è uguale al trinomio di cui abbiamo già parlato, a diverso da meno 2b l'abbiamo già messo, a diverso da 0. E inoltre, essendo una divisione, sappiamo che bisogna moltiplicare per il reciproco della frazione, quindi anche b va al denominatore, quindi b diverso da 0. E queste sono le condizioni di esistenza. Bene. Adesso facciamo il denominatore comune. Nel momento in cui faccio il denominatore comune posso mettere un'unica linea di frazione, che è come la parentesi. Al denominatore quindi mettiamo a più 2b per a alla seconda meno 2ab più 4b alla seconda, che è il minimo comune multiplo, fattori comuni e non comuni presi una sola volta con il massimo esponente. Adesso, questo denominatore diviso il denominatore della prima frazione fa 1, quindi moltiplichiamo per 1 e rimane 4ab alla seconda meno 10a alla seconda b. Denominatore diviso a alla seconda meno 2b più 4b alla seconda, che è questo trinomio, dividendo rimane a più 2b, quindi più a più 2b, guardiamo il trinomio che abbiamo in questo caso. A alla seconda più 4ab più 4b alla seconda è il quadrato di a più 2b. Moltiplicato per a più 2b risulta quindi il cubo di a più 2b. Più questo denominatore diviso il denominatore a più 2b ci rimane il trinomio. Quindi 2b meno a, che è il numeratore, per a alla seconda meno 2ab più 4b alla seconda. Chiuso, diviso. A e a lo posso semplificare, quindi 4b alla seconda fratto a alla terza più 8b
fa la terza, uguale. E adesso facciamo i calcoli al numeratore, quindi linea di frazione, 4ab alla seconda, meno 10a alla seconda b, più il cubo. La regola del cubo è il cubo del primo alla terza, più il cubo del secondo, 8b alla terza, più triplo prodotto del quadrato del primo per il secondo, quindi 3 alla seconda per 2, 3 per 2 6, a alla seconda b, più triplo prodotto del primo, 3a, per il quadrato del secondo, 4b alla seconda, quindi 3 per 4, 12, ab alla seconda, più, moltiplichiamo adesso il binomio per il trinomio, quindi 2b per a alla seconda, 2a alla seconda b, 2b per meno 2ab, quindi meno 4ab alla seconda, 2b per 4b alla seconda, più 8b alla terza, meno a alla terza, più 2a alla seconda b, meno 4ab alla seconda. Diviso, il denominatore rimane sempre a più 2b per a alla seconda meno 2ab più 4b alla seconda. Diviso, possiamo anche scrivere per il reciproco, quindi per a alla terza più 8b alla terza fratto 4b alla seconda, uguale. A questo punto vediamo di sommare, quindi 4ab alla seconda meno 4ab alla seconda si elidono. Poi abbiamo meno 10a alla seconda b, sottolineiamo tutti i termini, quindi meno 10 alla seconda b, 6 alla seconda b, 2 alla seconda b, 2 alla seconda b, e quindi abbiamo meno 10, sommiamo gli altri, 6 più 2, 8 più 2, 10, quindi meno 10 più 10 si elidono. Andiamo a vedere 8b alla terza più 8b alla terza, risulta quindi 16b alla terza. A alla terza meno a alla terza si elide, quindi posso fare due lineette che si vede, quindi quello per il quale abbiamo semplificato. E poi abbiamo 12ab alla seconda meno 4ab alla seconda, e quindi viene 12 meno 4 più 8ab alla seconda fratto a, questo il prodotto dei due era a alla terza più 8 via la terza, per a alla terza più 8 via la terza fratto 4 di alla seconda. Allora, a alla terza più 8 via la terza si semplifica, qui possiamo raccogliere 8 via la seconda, e quindi 8 via alla seconda per 2 b più a fratto 4b alla seconda. Quindi semplifichiamo, qui rimane 2 per 2b più a.